Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi intro con Ronny che è arrabbiatissimo e mi sta mordendo. Se siete capitati in questo video, sicuramente perché almeno una volta avrete pensato: come mai se mangio poco non riesco a perdere peso? Oggi lo vedremo insieme. Mangio poco e non dimagrisco. È sicuramente una delle domande che mi viene fatta di più sui profili social, su Instagram. Allora, analizziamo un attimo quali possono essere questi fattori. Il primo potrebbe essere che in realtà assumete delle calorie extra che non avete idea, diciamo, di assumere, come per esempio delle calorie liquide, quindi da bevande, da alcol, oppure per esempio da cibi che non danno sostanza, come per esempio dell'olio. Tanti per esempio non si rendono conto che anche alimenti apparentemente sani contengono calorie, come ad esempio la frutta. La frutta contiene molti zuccheri, contiene molti carboidrati, quindi come tutti gli alimenti va regolata e contestualizzata all'interno dell'alimentazione. Non è che se un cibo è sano allora non contiene calorie. Altre cose che magari potrebbero fregarvi sono per esempio gli stuzzichini in qua e là, aprire la dispensa e prendere la nocciolina piuttosto che la noce, l'arachide, eccetera eccetera. Sono magari tutte cose che uno non ci fa caso, ma che alla fine della giornata incidono comunque nel totale dei cibi che abbiamo ingerito. Il secondo motivo potrebbe essere che magari siete bravissimi tutta la settimana e poi uno o due giorni a settimana andate ad introdurre un quantitativo calorico talmente superiore a tutti gli altri giorni che va a vanificarsi, diciamo, il deficit calorico creato tra settimana. Quindi che cosa vuol dire? Che se io fra settimana sto a 1000 calorie tutti i giorni, pochissimo, e il fine settimana magari faccio degli sgarri eccessivi e mangio anche 3-4.000 calorie in una giornata, è logico che la media calorica giornaliera va ad aumentarsi, ok? Perché le calorie introdotte a fine settimana sono molte di più. Quindi anche se siete bravi durante la maggior parte della settimana, poi il fine settimana, vuoi magari per la cena fuori bella abbondante, vuoi magari per la bevuta in più di alcol che ha tantissime calorie, si va a aumentare talmente tanto la media calorica che da essere in ipocalorica magari ci si ritrova in normocalorica, nel migliore dei casi, o addirittura in ipercalorica. Ecco perché comunque va bene tenere uno sgarro a settimana, però è necessario anche non esagerare se comunque volete ottenere dei bei obiettivi. Il terzo motivo, che è quello su cui voglio dare più focus oggi e concentrarmi di più, è proprio il caso in cui davvero mangiate molto poco e non riuscite comunque a perdere peso. Questo qua è un errore che purtroppo fanno tantissime persone una volta che decidono di mettersi a dieta. Si inizia a togliere carboidrati, si inizia a togliere grassi, si inizia a togliere un sacco di cibi, quando in realtà non è la soluzione corretta. Specialmente i carboidrati, non si sa come mai, sono quelli più presi di mira da chiunque inizi a fare una dieta, quindi subito si inizia a toglierli. Magari il primo periodo si vedono anche dei miglioramenti, perché logicamente il carboidrato trattiene i liquidi e quindi una volta che se ne mangiano un po' meno vanno a mancare i liquidi che normalmente venivano trattenuti da questo carboidrato, e quindi si vede il peso scendere, ma in realtà appunto si tratta solo ed esclusivamente di liquidi, non si tratta di grasso. Quando poi invece però ciò che dovete perdere inizia a essere veramente l'adipe e il grasso, vedete che i risultati iniziano a stallare e iniziano a fermarsi. Questo perché? Perché anche mangiare troppo poco è molto sbagliato. È molto sbagliato togliere carboidrati, per esempio, perché comunque questi ci aiutano a stimolare il metabolismo, mantengono la tiroide con un'ottima funzionalità. Togliendo i carboidrati o comunque avendo una dieta molto molto ristretta e priva del giusto quantitativo di calorie, pur essendo un'ipocalorica,
l'unica cosa che si ottiene è che il metabolismo piano piano rallenta sempre di più, andandosi ad adattare al nuovo introito calorico che voi gli state dando. Questo perché? Semplicemente perché il corpo è una macchina perfetta e quindi anche il metabolismo, che poi regola tutte le nostre funzioni. Quindi che cosa succede? Che se voi per un periodo di tempo date poco cibo e quindi un apporto calorico molto basso, il corpo deve riuscire comunque a sopravvivere anche con queste poche calorie. Quindi che cosa fa? Inizia ad abbassare il suo consumo calorico, inizia ad abbassare il suo metabolismo per comunque portare a termine le funzioni che gli servono per mantenere un corpo sano e un corpo in vita e per far sì che tutte le funzioni vitali vengano comunque svolte nonostante le poche calorie che introducete. Quindi il corpo si adatta a questo nuovo introito calorico abbassando sempre di più la soglia. Quindi voi vi ritrovate logicamente che abbassate sempre di più le calorie, la tiroide rallenta perché mangiate pochi carboidrati, il metabolismo si adatta sempre di più e quindi vi ritrovate a mangiare sempre meno ma a comunque a non perdere peso. Questo è un po' il motivo per cui quando si va a fare una dieta, se non si è esperti, non ha senso mettersi lì e iniziare a togliere cibi, tagliare calorie, eccetera, a caso, ma è più, diciamo, opportuno rivolgersi a un esperto. E diffidate anche da quelli che vi sembrano esperti, ma che vi propongono diete da fame con pochissime calorie, perché mangiare troppo poco non è assolutamente la soluzione corretta per perdere peso. Sono sicura che tantissime di voi almeno una volta avranno detto: ho provato tutte le diete, ho provato a mangiare poco e niente, ma comunque non ho ottenuto nessun risultato. Questo è proprio il motivo. Quindi in questo caso che cosa dobbiamo fare? Ovvio che se già mangi così poche calorie e non perdi peso e il metabolismo è danneggiato da questi regimi alimentari troppo ristretti e sbagliati, la prima cosa che bisogna andare a fare è intervenire per andare a migliorare questo metabolismo, perché non si può pensare di abbassare ancora di più le calorie se già mangiate pochissimo. Ricordiamoci sempre che per dimagrire serve il deficit calorico, ma se appunto già di per sé mangiate troppo poco, prima di pensare ad un possibile deficit calorico è necessario riprendere tutta la situazione in mano, aumentare il metabolismo, far sì che questo si abitui a bruciare molte più calorie, quindi a introdurre più calorie e comunque sfruttarle senza prendere peso e senza accumulare le calorie che introducete in più come grasso. Quindi, qual è la soluzione, diciamo, a questo problema del metabolismo super rallentato dovuto appunto da questi regimi alimentari sbagliati che magari avete tenuto per molto tempo? La soluzione non è quella di mangiare appunto ancora meno, ma la soluzione è quello di andare a fare un programma mirato con l'obiettivo intanto di migliorare lo stato metabolico e poi, una volta migliorato questo, si può iniziare a pensare a fare una vera e propria fase di definizione per concentrarsi di più sulla forma fisica. Non si può concentrarsi subito sulla forma fisica se prima appunto non riuscite a ristabilire un attimo un equilibrio interno. Una volta che avrete delle giuste basi e tutte le carte in regola per andare a fare una fase di definizione, sarà molto più semplice perdere peso anche a calorie più alte di quelle magari che state seguendo adesso. Quanto tempo ci vorrà per diciamo risistemare questo metabolismo? Impossibile saperlo. Sicuramente ci vorrà più tempo se state altrettanto tempo con un regime alimentare sbagliato e con una dieta troppo ristretta, quindi più tempo, più mesi, più anni magari state con delle diete eccessivamente ristrette, più poi ci vorrà tempo prima che questo metabolismo riprenda, diciamo, a funzionare e a rispondere correttamente agli stimoli che gli diamo. Non volete fare questa cosa? Non volete investire del tempo per migliorare lo stato metabolico? Benissimo. Però poi non c'è da lamentarsi se continuerete a mangiare come degli uccellini senza ottenere un briciolo di risultato.
mi dispiace, diciamo, dirlo così in modo bruto, ma è la verità dei fatti. Se prima non si investe del tempo per migliorare un metabolismo compromesso da dei regimi alimentari sbagliati, è impossibile andare ad ottenere dei miglioramenti fisici, a meno che non vogliate andare avanti a acqua e aria, mettendo però anche a rischio la vostra salute. C'è anche da dire che comunque, stando sempre a calorie basse, non si hanno magari le giuste energie per svolgere anche le semplici attività quotidiane, e quindi questo non è producente, diciamo, non è corretto, diciamo, per il nostro organismo, a prescindere dal risultato estetico. Ovviamente ci sono anche altri fattori che incidono nella perdita di peso, anche se magari mangiate un apporto calorico ridotto, che non per forza deve essere dovuto al metabolismo bloccato, ma magari può essere per un periodo di forte stress, può essere per uno scorretto bilanciamento idrico-salino, può essere perché magari non riposate abbastanza, può essere dovuto anche magari a un allenamento non adatto a voi, che per esempio nel caso delle donne può causare un'eccessiva infiammazione magari delle zone un po' più interessate, come per esempio gambe e glutei, e quindi portandovi ad una maggiore ritenzione. Quindi anche tanti altri possono essere fattori, ma magari, se volete, ne approfondiamo meglio in un altro video. In questo caso, se lo volete, lasciatemi un commento qua sotto. Quindi ragazzi, finito questo video, che cosa voglio dirvi? Non vi preoccupate, perché la soluzione al vostro problema c'è. Ciò che dovete fare è soltanto impostare correttamente il percorso da fare. Io personalmente, con tantissime ragazze, imposto percorsi appunto per migliorare lo stato metabolico, perché è un errore di tantissime donne quello di stare mesi e mesi, se non anni, a mangiare veramente poco. Quindi se anche voi avete bisogno di qualche consiglio o volete una mano per risolvere questo problema, potete contattarmi qua sotto nei link di riferimento che vi lascio, e possiamo parlarne insieme. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciateci un bel like, lasciate un commento se questo genere di video vi piace e se ne vorreste altri, e ci vediamo nel prossimo video.